Ciao a tutti, ben ritrovati. E noi oggi faremo un piatto a base di pesce e verdure. Allora, guardiamo subito gli ingredienti. Carciofo, asparagi, filetto di nasello, pane grattugiato, condito con olio, sale e prezzemolo, maggiorana per profumarlo, olio, sale e due stecconi per il pesce. Allora, iniziamo subito. Allora, dopo aver condito il pane con olio, sale, pepe, prezzemolo, maggiorana, andremo a mettere i filetti di pesce e li facciamo insaporire. Noi adesso andiamo a preparare le verdure per fare il ferri. Iniziamo col carciofo, tagliamo le parti esterne, acqua e limone per non farlo annerire, puliamo, gli lasciamo un poco di gambo e puliamo la scorza esterna, lo tagliamo per metà, gli leviamo internamente la parte dura, mettiamo un attimo in acqua, il carciofo lo tagliamo in quattro parti, mettiamo sul piatto e lo condiremo. Gli asparagi si toglie la parte dura e adesso noi andremo a condirli. Un po' di olio e mettiamo sulla griglia. La griglia è molto importante che non sia esageratamente calda. Cerchiamo sempre di guardare, di controllare il fuoco che non sia molto alto. Adesso noi andiamo avanti con il pesce. Nella padella inseriremo un po' di olio, poco. Riepiloghiamo. Filetto di nasello croccante con carciofi e asparagi ai ferri. Noi insaporiamo il pesce, lo mettiamo nel pesce, nel mio stecchino e poi lo cuciniamo in padella. In padella coperta, così fa l'effetto forno che si cucina perfettamente. Comunque questi, essendo filetti, si cucinano molto, molto presto, facilmente. L'importante è che non sia molto alto il fuoco. Ecco, una temperatura media e si girano i quattro lati. Noi possiamo impiattare, siamo pronti. Prendiamo un piatto. Sui carciofi mettiamo delle fogliette di menta fresche. Finiamo con dell'olio d'oliva. Il piatto è pronto. Spiedino di nasello croccante con asparagi e carciofi grigliati. Ciao a tutti, buon appetito!